Buonasera. Buonasera a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, ieri nel video era amichevole, ne ho accennato a fine video, Jaden Bogle è un nuovo giocatore dell'Leeds United. Forse una scelta sbagliata, la partita con Sheffield che dà il giocatore alla squadra rivale, ma purtroppo è anche per volere dello stesso Jaden Bogle, che voleva andare a Leeds, che lo Sheffield ha comunque accettato le pretese del giocatore. 5 milioni allo Sheffield United e contratto quadriennale per il terzino destro barra braccetto destro di difesa, ma è più un terzino. A questo punto del Leeds United, Jaden Bogle ha fatto tanto per lo Sheffield in questi 4 anni, perché arrivò nel secondo anno di Premier, se ricordo bene, insieme a Ryan. Genere. Kenan Bryant, sì, qualcosa del genere, sì. E comunque ha fatto tanti gol, non sembra, ma era un terzino che dava tanta spinta, faceva anche bei gol in azione elaborata, in dribbling. Però gli anni più belli li ha passati sicuramente in Championship, perché è un giocatore a cui si sposa bene la seconda categoria inglese, ma anche in Premier League, soprattutto quest'anno, non ha sfigurato, ha segnato al City, ha segnato allo United, cioè non squadre di basso livello, ecco. Sì, ce l'avevo un po' con lui perché la partita col Brighton di FA Cup era stato inguardabile, però tutto sommato Jaden con lo Sheffield United ha fatto bene. Ha fatto bene. Peccato perché forse si poteva monetizzare un po' di più, infatti lo Sheffield voleva 7 milioni, ma si è chiuso per 5. Questo è il mio pensiero. Peccato che io avrei prolungato il contratto ancora per un anno, però se il giocatore voleva andare via, è giusto così. Giusto così, non come Max Lowe, che è andato dai rivali della città, lo Sheffield Wednesday. E comunque anche Bogle ce lo ritroveremo contro quest'anno, perché Leeds ha perso la finale playoff, ma di questo ne parleremo sicuramente il weekend prossimo, cioè quello che verrà. Per questo video è tutto. Vediamo un po'. Lo Sheffield si sta muovendo in entrata, ma deve anche uscire qualcuno. E Jaden Bogle dopo Archer è la seconda cessione onerosa, diciamo, dello Sheffield United 2023 e 2024, 2025. Fatemi sapere la vostra qua sotto con un commento, iscrizione, like. Noi ci vediamo al prossimo video.